L'esordio stagionale in promozione non è stato particolarmente foriero di soddisfazioni per la matricola Virtus Castelfrentano, alla quale vanno concesse tutte le attenuanti del caso, essendo appunto una neopromossa e dovendo poi affrontare una nobile ma sempre agguerrita avversaria come il Lanciano Calcio 1920 in una stracittadina quasi impensabile fino a qualche anno fa. Poi le alterne ed opposte vicende calcistiche delle due avversarie hanno concretizzato questa eventualità che alla fine ha sorriso ai rossoneri di mister Carlucci. Il secondo turno di campionato proporrebbe ai gialloverdi la prima stagionale davanti al proprio pubblico, ma il condizionale è quanto mai opportuno visto che il sodalizio del presidente Pasquini deve giocare sul neutro di Perano a causa dei lavori di manutenzione che stanno interessando gli impianti calcistici cittadini. Un'altra corazzata si presenta sul cammino dei giallorossi, che ricevono infatti il San Salvo, reduce a sua volta dal rovescio interno col Francavilla e desideroso di riaccendere i motori alla prima occasione utile. La gara, come è noto, viene preceduta dal minuto di raccoglimento per commemorare la recente scomparsa dell'ex presidente della Repubblica Napolitano. La truppa sansalvese sfiora subito il colpaccio con la conclusione di D'Alessandro, che sciupa l'imitante appoggio dal fondo di Bonanno. Iachini ringrazia per lo scampato pericolo e va poi a presidiare il primo palo per intercettare il diagonale ravvicinato di Liguori da posizione estremamente defilata. I castellini rimangono prudenzialmente nella propria metà campo e il San Salvo intensifica le proprie incursioni dalle parti di Iachini, chiamato in causa al dodicesimo quando esce dai pali e anticipa la corrente Bonanno. Un minuto dopo, invitante pennellata dalla sinistra di Di Giovanni, Liguori cicca la sfera e manca una possibile opportunità per far male all'estremo giallorosso. Iachini deve comunque arrendersi al 21esimo quando Di Giovanni innesca Bonanno, veloce nella sgroppata sul corridoio mancino, che si invola verso la porta avversaria nonostante il vano inseguimento di Flocco. Arrivato in zona tiro lascia partire un diagonale chirurgico che si infila nell'angolo più lontano e manda in visibilio i numerosi tifosi biancazzurri al seguito. Il numero 9 sansalvese è in palla e poco dopo si trasforma in suggeritore per D'Alessandro, pronto a involarsi sulla sinistra e a scagliare la sfera verso la porta castellina, ma stavolta la difesa giallorossa chiude i varchi e smorza in corner. Il pallino del gioco è sempre sui piedi della truppa sansalvese e il solito Bonanno si rende nuovamente protagonista, stavolta in prima persona, con un fendente dal limite che Iachini addomestica in due tempi. Il monologo biancazzurro prosegue anche nelle fasi calanti del primo atto, dapprima con l'imitante suggerimento di D'Alessandro, che Liguori sciupa malamente, e poi con lo stesso D'Alessandro che cerca una pretenziosa conclusione su palla inattiva da posizione non ottimale. I primi 45 minuti di gioco passano agli archivi col vantaggio di misura della squadra ospite e con l'assoluta inconsistenza del reparto d'attacco castellino, mai pervenuto seriamente dalle parti dell'inoperoso Cattafesta. Confortanti segnali di miglioramento per la truppa di mister Pasquini cominciano ad evidenziarsi in avvio di ripresa, dapprima con il doppio tentativo in area piccola di Flocco e Aielli, che non approfittano dell'invito dalla destra di rota, e subito dopo con lo stesso Aielli che non interviene sul nuovo suggerimento dalla fascia destra. Gli animi si surriscaldano sul rettangolo di gioco, fortunatamente senza pesanti conseguenze, ma con qualche rischio di troppo. Dopo l'iniziale ma infruttuoso acuto castellino, il sodalizio del presidente Torzi torna a far visita a Iachini con il temibile rasoterra di Bonanno, bloccato a terra dal numero 1 giallorosso. Sull'altro fronte, il neo entrato Malvone riesce a servire Aielli, che davanti a Cattafesta sciupa sul fondo, ma con la precedente segnalazione dell'assistente che invalida l'azione. Un minuto dopo è ancora Malvone ad ispirare con un succulento spiovente dal fondo, ma Racciatti anticipa l'appostato Rossi ed evita pericoli alla propria porta. Al 24esimo arriva il primo intervento di Cattafesta, ma si tratta di pura formalità, dovendo intervenire su un tiro cross dalla sinistra di Lanzara. L'estremo sansalvese si ripete al 38esimo per controllare lo spiovente da fermo di Malvone. La Virtus, che lamenta poca incisività in zona d'attacco, prova a reagire anche nelle fasi conclusive della sfida, ma Cattafesta risolve senza grandi patemi e alla fine i tre punti prendono la direzione di San Salvo. Bueno, yo soy Tomás Bonanno. La verdad estoy muy contento por el grupo, que me dieron todo el apoyo y bueno, este es mi primer partido titular, así que contento y se lo agradezco a los fans por haber estado aquí también. ¿Cómo ha jugado el San Salvo hoy? Ha vinto 1-0, segunda partida de campeonato. Sí, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, a mio parere.
e potevamo concretizzare qualcosina in più per gli spazi che la squadra avversaria ci ha concesso, però abbiamo capitalizzato poco. Secondo tempo invece la partita è stata più maschia, più dura, e gli avversari hanno buttato tutto quello che ci avevano in campo per cercare di pareggiarla, ma noi volevamo questa vittoria dopo il passo falso di domenica scorsa, quindi i ragazzi sono riusciti a lottare e a portarla a casa. Per fortuna non è successo niente a riguardo dei falli e delle risse in campo, vuole dire qualcosa? No, ma noi abbiamo una squadra estremamente corretta, anzi pure troppo a mio parere. È giusto che ci sia un po' di grinta in campo, però massimo rispetto. Poi Castelfrentano è una società amica, una società che ha fatto tanti sacrifici, è meritato l'anno scorso di salire in promozione, quindi tutto ci sogniamo tranne quello di andare a battagliare in campo oltre quello che è illecito. Assolutamente, noi facciamo il massimo per giocare a pallone, ci può stare qualche piccola discussione, ma non è stato il caso di oggi, tutto nella norma. Ho un gruppo di ragazzi estremamente corretti e volenterosi, assolutamente. Sono attaccati alla maglia perché abbiamo una grande società, abbiamo dei tifosi importanti che ci seguono e dobbiamo rispettare tutto ciò che ci viene fatto in campo, anche da parte degli avversari, quindi no, non c'è nulla da dire. Massimo fair play, massimo rispetto anche per il Castelfrentano. Possiamo svelare gli obiettivi di questa stagione per il San Salvo? Ah sì, noi abbiamo sempre detto che vogliamo fare un campionato importante e non ci nascondiamo, è l'unica cosa che abbiamo una squadra nuova, di giovani, con qualche elemento esperto, vogliamo stare lì. Penso che ogni partita sarà dura come quella che è stata oggi, perché oggi è stata veramente dura su un campo pesante. Niente, il San Salvo vuole fare un campionato di vertice e noi lavoriamo tutta la settimana per questo. Come ha giocato il Castelfrentano nel primo tempo? Allora, buonasera a tutti. Intanto nel primo tempo siamo partiti male, eravamo molto contratti. Infatti abbiamo subito il gol su un'ingenuità, abbiamo concesso troppo all'avversario che secondo il mio parere poteva anche raddoppiare. Poi nel secondo tempo siamo venuti fuori, penso anche bene, non so, potremmo anche meritare il pareggio. Abbiamo costruito tanto, le abbiamo messi un po' le corde, loro si sono difesi bene, noi siamo stati un po' troppo leggeri sotto porta, però va bene così. Vuoi dire due parole sui falli e sulle risse che sono verificate in campo? Ah no, in realtà la partita è stata, a mio avviso, molto corretta. Maschia in campo, si dà tutto quello che sia, ma a fine partita ci si stringe la mano come è successo. Non ho visto episodi particolari. Nel secondo tempo in realtà la partita è stata un po' più maschia, però sempre nel rispetto dell'avversario che è stato corretto, ma penso come noi del resto, quindi tutto bene insomma. Cioè, gli obiettivi del campionato del Castelfrentano? Gli obiettivi sono chiari, penso, vogliamo mantenere la categoria, penso che abbiamo i mezzi per poterlo fare, la società si è mossa bene, noi staff insieme alla squadra stiamo cercando di lavorare al meglio, purtroppo le prestazioni ci sono, secondo me, e non arrivano i risultati. Speriamo di invertire al più presto questa rotta e cominciare a fare punti. Come ha giocato, secondo te, la Virtus Castelfrentano nel primo e nel secondo tempo? Allora, il primo tempo, secondo me, dal mio punto di vista, siamo stati un po' rinunciatari, abbiamo faticato un po' e non abbiamo avuto, secondo me, un buon approccio. Molto meglio nel secondo tempo, e secondo me il risultato più giusto era il pareggio, però in questo sport chi sbaglia di meno viene premiato e ancora una volta il risultato non ci ha dato ragione. Hai da dire qualcosa sul campo che non è in erba naturale? No, il campo non ci ha aiutato, però come non ha aiutato noi, non ha aiutato neanche l'altra squadra, quindi noi non cerchiamo gli alibi, dobbiamo lavorare perché il materiale per fare bene c'è e speriamo di uscire da là sotto il prima possibile, ricompattarci già da martedì e affrontare questa stagione nel miglior modo possibile.